Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il procuratore della Repubblica di Teramo, Antonio Guerriero, precisa il senso dell'indagine che la procura sta svolgendo sull'acqua del Gran Sasso. L'acqua del Ruzzo è buona, non è inquinata, ma esiste il reato di pericolo per la inadeguata impermeabilizzazione del traforo e dei laboratori di fisica nucleare. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'acqua del Gran Sasso, distribuita da Ruzzo Reti sul territorio teramano, è buonissima, di ottima qualità e non affatto inquinata. Lo precisa la Procura della Repubblica di Teramo, che giorni fa ha aperto un'indagine sui punti di captazione vicino ai laboratori di fisica nucleare, sequestrandone uno. Il senso dell'indagine, spiega il procuratore Antonio Guerriero, è quella di denunciare il serio rischio che incombe sulle sorgenti acquifere a causa della inadeguata impermeabilizzazione tra queste e i laboratori e il traforo del Gran Sasso. Il reato che l'indagine della Procura di Teramo vuole evidenziare è il reato di pericolo. A noi interessava evidenziare all'Abruzzo, intero Abruzzo, che ha un problema. Abbiamo due strutture di livello nazionale, che sono il laboratorio e che è la galleria. Beni fondamentali per l'economia, per la cultura, per la ricerca dell'Abruzzo e dell'intera nazione, che noi non vogliamo assolutamente toccare, anzi valorizzare. Ma di queste due strutture devono essere resi compatibili con altrettanti beni primari, che sono l'ambiente e la salute, perché stanno all'interno di un'enorme spugna di circa 1.000 km² da cui arriva l'acqua che ristora l'intero Abruzzo. Il procuratore Guerriero ricorda anche che quasi 18 anni fa furono spesi, sotto la gestione Balducci, 80 milioni di euro per mettere in sicurezza e impermeabilizzare traforo e laboratori. Lavori inadeguati e parziali che non hanno risolto il problema del rischio contaminazione con quel fiume d'acqua che scorre sotto le due infrastrutture. Questi lavori non sono stati completamente attuati, in parte sono stati fatti, ma non completamente. E lo stesso riguarda le gallerie per cui furono stanziati dei fondi che prevedevano la impermeabilizzazione di tutta l'area, perché sotto la galleria c'è un fiume d'acqua che arriva nel versante teramano e nel versante aquilano. Di questo fiume d'acqua doveva essere impermeabilizzato l'intera galleria di 12 km. È stato impermeabilizzato, almeno questo è l'accertamento, 1 km solamente. Per cui chiaramente se ci stanno degli incidenti nella galleria, c'è il pericolo che queste sostanze che trasportate possono finire in questo enorme fiume d'acqua. Altrettanto riguarda i laboratori. Se sono esperimenti scientifici con sostanze pericolose, anche qui va predisposto un adeguato isolamento per evitare che questi esperimenti scientifici possano determinare pericolo per la salute. E poi la raccomandazione finale del procuratore Guerriero ai cittadini: nessun allarmismo, bevete l'acqua del Ruzzo con tranquillità, io la bevo tutti i giorni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il romeno Alexandru Bogdan Colteanu, il 26enne bloccato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, è fermato con l'accusa di aver tentato di ricettare un orologio rubato durante la rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano il 23 settembre scorso. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Romeno, ritenuto il capo della banda e rinchiuso nel carcere di Caserta, è comparso dinanzi al GIP di Santa Maria Capua Vetere per l'interrogatorio di garanzia. In carcere a Lanciano restano i suoi quattro complici che lo hanno accusato di essere l'organizzatore del cruento colpo in cui Anniva Bazan, moglie di Carlo Martelli, ha tagliato l'orecchio destro. Proseguiamo sempre con la cronaca e ci spostiamo all'Aquila, dove la squadra mobile ha arrestato un marocchino con l'accusa di spaccio. Il servizio di Daniela Rosone. Il personale della squadra mobile dell'Aquila, sezione antidroga, ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina residente a Rieti per sottoporlo alla misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente che avveniva all'Aquila e ad Avezzano. Le indagini, avviate circa 2 anni fa con il fermo di un acquirente locale che aveva appena acquistato cocaina da uno degli arrestati, sono state in seguito supportate da attività tecniche, da intercettazioni telefoniche ambientali e da specifici servizi di polizia giudiziaria. L'esito dell'attività investigativa, pienamente accolto
raccolta dalle procure della Repubblica dell'Aquila e Avezzano ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di cocaina e hashish che operava principalmente nel centro storico dell'Aquila, anche a Preturo, frazione dell'Aquilano, ed Avezzano nei pressi della stazione ferroviaria. L'intera attività ha consentito di sequestrare un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina. Ed ora cambiamo pagina e apriamo quella della politica. Il parlamentare europeo Aldo Patriciello rilancia l'unità del centrodestra alle regionali del 10 febbraio e la centralità dell'Abruzzo nelle politiche comunitarie. Il servizio di Giovanni Minicozzi. L'eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello guarda con interesse all'Abruzzo e rilancia l'idea di una rinnovata intesa con il Molise per contare di più in ambito nazionale ed europeo. L'eurodeputato ha poi fatto il punto sul suo mandato a Bruxelles. Ma io in questi anni, diciamo, di parlamentare europeo ho cercato di rappresentare l'Italia ed in particolar modo le regioni del sud, chiaramente da molisano abruzzese ho lavorato molto a difesa degli interessi di queste regioni. Ci siamo battuti sul terremoto, ci siamo battuti, diciamo, su una serie di iniziative, abbiamo portato avanti battaglie per far capire anche le regioni del Mezzogiorno dove una loro visibilità. Io credo che c'è molto da fare, molto abbiamo fatto, ma tantissimo ancora c'è da fare. L'Abruzzo è una regione straordinaria, non soltanto la regione cerniera nord-sud, ma una regione che ha una grande potenzialità, una grande storia, è una regione che merita molto di più e credo che ci sono condizioni per far sì che l'Abruzzo possa tornare ad essere quella regione splendente, quella regione dove c'è ricerca, dove c'è cultura, c'è storia, ci sono tante straordinarie iniziative imprenditoriali, ci sono tante aziende che sono il lustro non soltanto dell'Abruzzo ma dell'Italia intera. L'Europa che può fare per una regione come l'Abruzzo? Ma l'Europa può programmare, i soldi a disposizione per la nuova programmazione, i prossimi fondi saranno, diciamo, daranno più risorse all'Abruzzo, credo che dipenderà dalla classe politica e quello di fare presto. Oramai è cambiata la politica economica, è cambiato il modo di affrontare i veri problemi, è tutto più veloce, tutto più dinamico, tutto più concreto. A maggio le elezioni europee, dicevamo, il 10 febbraio quelle regionali per l'Abruzzo, cosa auspica lei come esponente del centrodestra che si ricandiderà al Parlamento europeo? Ma io non auspico che ci sia una classe politica che abbia a cuore gli interessi della regione. L'Abruzzo, come diciamo, è una regione bella, una regione che ci fa sentire, ci siamo tutti orgogliosi di sentirci abruzzesi, peraltro io da molisano, noi vorremmo tornare alle origini, Abruzzo e Molise, perché facciamo tifo per rientrare, diciamo, in una regione come era una volta, diciamo, due regioni unite. Sono convinto che gli abruzzesi sapranno scegliere, è presto per vedere qual è la soluzione finale, però credo che ci sono tutte le condizioni per far sì che ci sia un centrodestra coeso, compatto e che possa saper scegliere un uomo che faccia sintesi e possa rappresentare tutti gli abruzzesi per una grande vittoria per i prossimi anni. Auguriamoci che ci sia soprattutto serenità e diciamo, voglia di cambiamento e coesione. Oggi Città Sant'Angelo ha ospitato una delegazione di imprenditori e rappresentanti di alcune associazioni di categoria provenienti dall'Ucraina e guidata dal presidente della Camera di Commercio di Kiev, il dottor Zasulski, il servizio di Paolo Renzetti. Una delegazione dell'Ucraina presente oggi a Città Sant'Angelo con il presidente della Camera di Commercio di Kiev, Sindaco Florindi, una importante occasione per avvicinare i due paesi, ma soprattutto un'occasione per incrementare i rapporti anche commerciali con l'Abruzzo. Sì, infatti mi sono presentato proprio con queste caratteristiche che oggi la delegazione, grazie a Paolo Di Lullo, è qui a Città Sant'Angelo, ma visiterà anche altri comuni, ma soprattutto quello che dobbiamo vendere è l'Abruzzo. Perché il Presidente della Camera di Commercio ci ha proprio detto che i rapporti con l'Italia e l'Ucraina sono in netta espansione, quindi noi non dobbiamo far altro che inserirci in questo settore per portare beneficio, anche perché anche l'Ucraina deve conoscere più meglio l'Abruzzo e soprattutto gustare i nostri prodotti. Il Presidente della Camera di Commercio di Kiev è qui in Abruzzo, Abruzzo e Ucraina più vicine.
incontrare le persone che sono fondamentali per lo sviluppo futuro di questo paese, e ovviamente noi abbiamo portato una delegazione molto importante dei diversi settori economici, sia dalla costruzione, dallo spazio aeronautico, medicina e altri molte direzioni importanti, e faremo il massimo per noi per poter sviluppare attività importanti, perché anche come ha detto prima il Presidente e ha confermato il Sindaco, che ora siamo in una fase di grande sviluppo tra i nostri paesi, anche perché questa zona, questa regione è sconosciuta, prima era una terra incognita, terra sconosciuta per noi. Tutti imprenditori non sono mai stati qua, stiamo facendo una nuova scoperta per noi e speriamo che questa visita ci porterà grandi efficaci risultati. Lo stop ai lavori in via Terno a Pescara e il conseguente senso unico sta creando disagi ai residenti e problemi ai commercianti, che hanno visto calare i loro affari perché le auto in transito non possono più fermarsi. Vediamo il servizio. Procedono a rilento è un eufemismo, non procedono i lavori, perché se procedessero a rilento ci sarebbe un ottimismo da parte di tutti questi commercianti che sono dietro le sue spalle. La situazione è grave, sono stato chiamato da alcuni residenti e commercianti per testimoniare la grave difficoltà che stanno vivendo in questo momento storico le attività. E non stiamo parlando di attività, tra virgolette, non troppo gettonate, ma stiamo parlando di attività cosiddette di prossimità. C'è un benzinaio, c'è un tabacchino, c'è un bar, c'è un panificio, dove praticamente ci sono tutte attività, una piccola bottega di prossimità, ci sono praticamente tutte attività principali e che servono alla quotidianità e al vivere anche e soprattutto delle persone anziane che non si possono muovere. Voi siete davvero preoccupati perché c'è stato un calo sensibile di affari nelle ultime settimane? Assolutamente sì, del buon 60%, perché come vedete qui non ci posso stare, non ci può parcheggiare, non ci può fare nulla, i residenti neanche possono camminare perché i marciapiedi sono tutti occupati, siamo veramente con la canna al gas. Cosa chiedete all'amministrazione comunale? Di seguire i lavori più attentamente, di stargli col fiato addosso, dietro al collo, alla strada ditta appaltatrice, perché qui non si vede nessuno. Purtroppo la vendita attualmente è del 30%, forse anche di meno, in quanto c'è l'uscita dell'asse attrezzata che da Chieti viene verso Pescara, e la prima uscita che si inserisce con via Terno. E lavoro tantissimo sia con i passanti che anche con i commercianti che vengono all'ingrosso. Logicamente con questa via così impossibile, cioè, niente, non si può neanche parlare, insomma, cioè, un tratto solo è impossibile che io possa andare avanti, ecco, in questa maniera. E a Lanciano inaugurato il primo monumento in memoria dello sterminio di Rom e Sinti, vediamo. Un monumento alla memoria rimossa. Con Lanciano, unica città d'Italia e seconda in Europa dopo Berlino, che ha dedicato un'opera al Parraimos o Samudari Pen, il tentativo di sterminio nella seconda guerra mondiale dei popoli Rom e Sinti. Circa 500.000 di uomini, donne e bambini furono perseguitati, imprigionati, uccisi, deportati nei lager. Il monumento in pietra della Maiella, opera dello scultore Tonino Sant'Eusanio, è stato posto nel Parco delle Memorie per trasmettere alle successive generazioni un messaggio vitale affinché mai più si possano ripetere simili nefandezze. Presenti i gonfaloni e i sindaci delle città di Lanciano e La Terza, quest'ultima gemellata nell'obiettivo di diffondere pace, rispetto e fratellanza, associazioni combattentistiche, lampi, delegazioni di scuole e delle comunità rom e sinti, ebraiche, l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'Università d'Annunzio. Tutti i promotori dell'iniziativa, insieme al professor Santino Spinelli, ambasciatore della cultura rom, lancianese, figlio di Gennaro, che fu deportato e internato nel campo di Rapulla, vicino Potenza, lui e la sua famiglia. Lei ricorda ancora la sua deportazione? Ricorda, era un bambino? Sì, quando sono stato, mi ricordo quando ci hanno trasportato sui camion. I camion ci hanno portato a campo concentramento di Torrini di Sangro, poi ci hanno carosato i capelli senza mangiare, senza niente, poi di notte ci hanno caricato sui treni,
Quindi ha sofferto fame, freddo, paura? Freddo, paura, di tutto. Solo perché i camion si trattavano come i bestie, i bambini che io che piangevo, mio fratellino, mio sorello, la bontà di mia mamma si sbatteva in terra, ci imbracciavo, chissà che fine facciamo. Che una paura facevano, io mi ricordo bene perché la paura di quei giorni mi rimette in testa proprio, ce lo vedo come adesso, io lo vedo che cosa ci hanno fatto. Il monumento rappresenta una dolente donna con in braccio un bambino e con al fianco la ruota del carro, simbolo del suo popolo. La sua veste si libera dal filo spinato in segno di libertà. Tantissime le personalità presenti da tutta Europa, artisti, intellettuali, istituzioni, compreso il giornalista Gad Lerner. Gad Lerner, con quale stato d'animo riparte da Lanciano? Molta ammirazione, questa città che ha subito soltanto pochi giorni fa lo shock di un delitto efferato, crudele, nel quale però le stesse vittime hanno avuto parole di grandissima responsabilità e moderazione. Questa città oggi si pone come un punto di riferimento di civiltà, io vorrei dire, in un paese nel quale sembra che la lezione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali non abbia funzionato tanto bene. Forse è proprio il momento giusto? Forse è proprio il momento giusto. È stato letto anche il messaggio di Liliana Segre, che riuscì a scampare alle torture di Auschwitz, e poi la declamazione della poesia di Santino Spinelli Auschwitz, che è stata posta alla base del monumento su Maiolica Lartina, donata proprio dal comune di Laterza, è stata letta in italiano, ebraico, romani ed inglese. Un algoritmo studiato dall'Università dell'Aquila permetterà di eliminare le code all'ingresso della Galleria degli Uffizi di Firenze. Il servizio. È operativo nella Galleria degli Uffizi il sistema di gestione degli ingressi realizzato dall'Università dell'Aquila, che dice stop alle code. Dopo 2 anni di intenso lavoro e una collaborazione proficua tra i vari dipartimenti dell'Università dell'Aquila, è stato reso operativo il nuovo sistema d'accesso al complesso museale, che è in funzione durante le domeniche gratuite. Il progetto è ancora in sperimentazione, ma i primi risultati sono già positivi, perché domenica 7 ottobre, ad esempio, ci sono stati 7.765 visitatori con una coda media di mezz'ora contro le 2 ore precedenti l'adozione dell'algoritmo. Il sistema è basato su un tagliando emesso da chioschi interattivi sotto il loggiato degli Uffizi, che al momento dell'arrivo del visitatore assegna l'orario giusto di visita, quello in cui, ripresentandosi all'ingresso, non dovrà attendere per entrare. L'orario è calcolato con un modello statistico raffinato in un biennio di raccolta dati che considerano tempi di visita e variabili della giornata in base a svariate tipologie di informazioni, messe a confronto con i dati storici dei flussi del museo. Così l'algoritmo, che costituisce il cuore del sistema, permette di massimizzare la capienza del museo nel rispetto dei suoi vincoli strutturali e individuali, con esattezza il momento in cui dare appuntamenti ai visitatori. Ancora una volta l'eccellenza aquilana di Univacu in evidenza. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie B. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara al Poggio degli Ulivi, squadra al lavoro senza i nazionali Memusciai, Castrati, Macin e Melegoni e senza gli infortunati Antonucci e Capone. Ieri sera il direttore sportivo Luca Leone, ospite della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, ha parlato dell'ottimo inizio di stagione del Pescara e dei motivi che spiegano l'attuale primato della squadra. Appunto, primato in classifica. Vediamo il contributo, l'estratto della trasmissione. Sicuramente siamo contenti di questo inizio, però è normale che noi tutti sappiamo che le insidie di questo campionato è perché siamo solo alla settima giornata, quindi bene, ci sono tante cose positive, diciamo, da sottolineare di questa squadra fino adesso, però ecco, il campionato è ancora lungo e è giusto mantenere i piedi per terra. Va dato atto al mister di questa sua, del suo carattere, il suo modo di lavorare, questa sua serenità che ha dato a tutto l'ambiente, e diciamo che l'ha anche ricompattato, quindi oggi vedere quelle immagini fa solo che piacere. Noi dobbiamo cercare di coltivarla giorno per giorno per far sì che possa durare il più a lungo possibile. Quando è finito il mercato
ho detto una cosa, no? Che chi è oggi a Pescara e chi è voluto venire a Pescara, chi ha scelto Pescara, anche di rimanere per il caso di Fiorillo, perché anche nei ragazzi che hanno vissuto la passata stagione, no? C'era questo senso di rivalsa, no? Per l'annata. Oltre che di appartenenza, perché certo, Fiorillo ormai... Quindi, No, ma i ragazzi sono andati in ritiro che veramente volevano cambiare le cose, cioè si sono uniti. Volevano riscattarsi. Sì, perché l'annata dell'anno scorso non è stata però bella. Ne avete aggiunti altri che si stanno rivelando l'esempio decisivo. Di Del Grosso che ha nominato lui. Cristiano voleva venire a Pescara a tutti i costi, cioè non è stato un discorso economico, voleva dare una mano, voleva dare un contributo. Quello che piacerebbe a me è fare 4-5 partite senza prendere gol, per esempio, no? E quindi dare quella solidità, quella squadra che deve vincere, quella squadra che ti dà sempre la sensazione che non gli puoi fare gol, no? E magari noi finora ne abbiamo presi 7. Per un pescarese come Luca Leone vivere questo momento è sicuramente bello ed è il miglior momento da quando lavora con il Pescara. Sì, io mi auguro che duri, che non, però ecco, normale che noi il peso, la responsabilità è doppia, no? La viviamo dalla mattina fino a che non torniamo a casa. H24. Quindi in bocca al lupo, in bocca al lupo, grazie. E ora la Serie C, dopo la sconfitta di Salò di domenica scorsa per il Teramo, inizia la settimana che porta ad un'altra trasferta, quella di Rimini, che potrebbe essere decisiva sia per la classifica che per il futuro del tecnico. Il servizio di Jacopo Forcella. 3 punti in 5 partite e la situazione in casa Teramo già diventa calda. La sconfitta di domenica alla Turina di Salò sulla carta ci poteva anche stare. Quello che probabilmente in questo momento non soddisfa la dirigenza e il pubblico di Fiede Biancorossa è l'andamento generale di una squadra che sembra arrancare di fronte qualunque avversario. Non è bastato spostare qualche giocatore come Proietti o Di Renzo per avere risultati apprezzabili contro una corazzata del girone e che punta alla vittoria finale del campionato. Non è servito un super Lewandowski decisivo in più di una circostanza a salvare il diavolo da un 3-1 che, seppur contenuto nelle dimensioni, lascia la sensazione di una formazione un po' avvitata su se stessa e che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. La trasferta di Rimini di sabato potrebbe vedere di nuovo al centro della difesa Nabil Al-Kaidi. Il centrale ha uno stiramento che gli ha impedito di essere a disposizione a Salò, ma sta cercando di essere a disposizione per la gara del Romeo Neri, decisiva proprio perché la partita di sabato introdurrà il diavolo alla settimana con il turno infrasettimanale con il Fano di mercoledì al Bonolis e poi di nuovo in trasferta sul campo del Monza appena passato nelle mani di Fininvest. Chiudere questo cerchio di impegni con più punti possibile è l'imperativo, perché la classifica già asfittica non diventi un vero e proprio incubo, anche perché a quel punto la posizione di Giovanni Zichella, sempre difeso e confermato dalla società, potrebbe iniziare davvero a scricchiolare. Quello che infatti non piacciono alla dirigenza sono le modalità con cui spesso arrivano sconfitti o pareggi. Il Teramo, fatta eccezione per l'esordio in campionato contro il Sud Tirol, in cui si è disimpegnato bene, e il pari a reti bianche contro una San Benedettese comunque molto in difficoltà, non ha mai dato la sensazione di poter vincere la partita o comunque di poterla comandare, come era nelle intenzioni del tecnico, che ha sempre predicato la conduzione del gioco piuttosto che un atteggiamento passivo. La squadra, pur schierata con il tridente, ha segnato solamente 3 volte e 2 da palla inattiva, con Speranza, Imola e Ranieri domenica, e solo una volta con un attaccante, quel bacio terracino che sembra allinearsi con lo spirito un po' dimesso di un Teramo da cui però ci si attende il riscatto nella gara psicologicamente più complicata che potesse capitare. Il Rimini è una diretta concorrente, gioca in casa e in fondo la neopromossa non ha particolari assilli, visto che ha già 6 punti in classifica. Il diavolo invece deve rincorrere e, almeno a detta del suo allenatore, lo farà legittimamente con le sue armi, con le 3 punte e senza fare i passi indietro che suonerebbero come una resa per Zichella, che su questa squadra continua a scommettere per centrare la salvezza pur in una condizione non facile. La pazienza e la voglia di aspettare però non possono essere infinite. La prima vittoria serve come il pane e attenderla ancora troppo avrebbe il duplice effetto di scontentare ancora di più tutti e complicare le cose in classifica. Chiudiamo con il podismo. Tommaso Giovannangelo tra gli uomini e Sara Di Prinzio tra le donne sono stati vincitori della 39esima edizione della Stralanciano. Il servizio.
sui 10,3 km ondulati della 39esima edizione della Stralanciano si è imposto tra gli uomini Tommaso Giovannangelo della Sorgente in 33,49 davanti a Antonio Bucci, tocco runner 34,51, terzo Alessio Bisogno passo logico 34,55, questo il podio. Quarto invece è arrivato Lorenzo Dell'Orefice della Francavilla Jogging 35,09. Quinto Doriano Bussolotto Atletica Potenza Picena 35,42. Sesto posto Marco Mancini della Fantini Vini 35,47. Settimo Massimo Lizza La Sorgente 35,52. In campo femminile, una bella sorpresa, quella di Sara Di Prinzio, Atletica Rapino, 42,21, ha battuto Felicetta Troilo della Tribù Frentana in 42,51. Terzo posto per una delle favoritissime, l'esperta Gloria Ciccotelli, runner Schieti, 43,14 a completare il podio donne. Circa 800 gli iscritti complessivi tra tutte le prove della Stralanciano. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, il nostro settimanale dedicato alla Lega Pro, al campionato di Serie C e in particolare al Teramo, con la conduzione di Jacopo Forcella. Il TG6 invece torna con la seconda edizione alle ore 19 e con la terza alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.